L'esposizione di Palazzo Venier dei Leoni a Venezia sarebbe diventata troppo commerciale e non rispetterebbe le reali volontà di Peggy. È battaglia tra il ramo francese e quello americano della famiglia Guggenheim. Da Parigi l'accusa alla fondazione newyorkese di aver tradito le volontà di Peggy. L'eccentrica miliardaria voleva che la sua collezione, comprendente i più importanti artisti del Novecento, da Picasso a Duchamp, da Kandinsky a Pollock, fosse considerata un unicum indivisibile e fosse sempre esposta, cosa che secondo i nipoti e pronipoti d'Oltralpe non succede. Oggi soltanto una parte delle opere è visibile, mentre trovano spazio quadri e sculture di altre collezioni. Anche il giardino con la tomba di Peggy non è più come lei l'aveva lasciato. Insomma, i francesi rimproverano la fondazione americana di aver snaturato lo spirito del luogo in nome di una vera e propria deriva commerciale e chiedono che sia ritirata alla fondazione Solomon Guggenheim la gestione del palazzo sul Canal Grande, con l'obbligo di restituirlo all'aspetto originario, lasciando cioè solo le opere appartenute a Peggy. Se i contendenti non troveranno un accordo, il prossimo 25 maggio si pronuncerà il Tribunale di Parigi.